Slot Zone. Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti. What's on? Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. In occasione del Giorno della Memoria, il Polo del Novecento di Torino ospita la mostra Le Scatole della Memoria, opere di Anna Maria Tulli. La mostra sarà visitabile gratuitamente presso Palazzo San Daniele in via del Carmine 14, da oggi fino al 20 febbraio, con orario da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 21. E ancora al Polo, questa sera alle 18, l'Istoreto organizza la presentazione del libro Il Fratello Minore, il mistero di Ettore Barzini, ucciso a Mauthausen, di Andrea Barzini. Ne discute con l'autore Sandro Gerbi, coordina Barbara Berruti, vice direttrice dell'Istoreto. Sempre in occasione del Giorno della Memoria, l'Archivio Ebraico Terracini e il Museo Nazionale del Cinema, in collaborazione con la Comunità Ebraica di Torino e il Consolato Onorario di Polonia in Torino, presentano al Cinema Massimo, oggi alle 21, in anteprima per la prima volta in Italia, il documentario di Slawomir Gumberg, Still Life in Lodz, che ha riscosso grande attenzione negli Stati Uniti. A Cuneo, Saluzzo e Racconigi sarà possibile vedere Dove danzeremo domani, il docufilm che racconta il rapporto tra italiani ed ebrei tra il 1940 e il 1943. La pellicola sarà infatti proiettata in ordine cronologico a Racconigi alla SOMS di Progetto Cantoregi, oggi in mattinata per le scuole, mentre il pubblico potrà assistere domenica 30 gennaio alle 17. Stesso schema Saluzzo, dove il film sarà visibile al Cinema Teatro Magda Oliviero dalle 9 alle 11 di lunedì 31 gennaio per le scuole e per il pubblico lo stesso giorno a partire dalle 21. A Cuneo, infine, sarà il Cinema Monviso a ospitare il film martedì 1 febbraio alle 21. In tutte le date sarà presente in sala anche la regista del documentario, la francese Audrey Gordon. Questa è l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. In regia Rosario Perez. What's on in Piemonte? Lo trovi anche su zipnews.it.